Marzo 1920. Le truppe inglesi sbarcano a Istanbul in difesa del sultano. Ma Mustafa Kemal Atatürk, che è presidente del governo provvisorio, dichiara: l'occupazione con la forza di Istanbul mette fine oggi alla sovranità dell'impero ottomano. E difatti l'impero turco è in completa dissoluzione. Le grandi potenze vogliono il dominio degli stretti e spingono le proprie navi fino a Istanbul, l'antica Costantinopoli. Mustafa Kemal si è messo in luce nella difesa di Gallipoli. Nel maggio 1919 venne inviato dal sultano in Anatolia, dove le truppe greche avevano invaso il paese e infierivano sulla popolazione civile. In Anatolia, Kemal ebbe il compito di ristabilire l'ordine e si rese conto che il sultano, Maometto VI, pur di mantenersi la tranquillità e il trono, era pronto ad accettare la dominazione straniera. Le forze nazionaliste turche vengono accolte ovunque Maometto VI lascia Istanbul, rifugiandosi su una nave inglese. La Repubblica nasce ad Ankara, nuova capitale, nell'ottobre del 1923. Mustafa Kemal Atatürk viene eletto presidente. Egli trasformerà il paese in una democrazia di tipo occidentale. Si comincia dalla riforma dell'alfabeto, che abolisce i caratteri turchi e adotta quelli latini. Si affermano i diritti delle donne che, non più velate, votano nel 1934, con 12 anni di anticipo sulle italiane e sulle francesi. Mentre la riforma agraria dà impulso a un'agricoltura più moderna. Quando il mitico presidente Atatürk, che significa padre dei turchi, muore nel 1938, la Turchia è passata dal feudalesimo a un progresso che vuole essere civile e democratico.